salve a tutti, signore e signori, bambine e bambini, benvenuti nella pasticceria del Mastro Leccornia, la più grande e gustosa pasticceria dell'intera Contea, un luogo magico in cui vengono prodotti ogni giorno chili e chili di dolciumi, caramelle, cioccolatini, accorrete, accorrete numerosi! Caro Mastro Leccornia, buongiorno! Buongiorno, signor Spillo. Vedete, questo è uno dei miei simpatici animati, anche se ne sapete è molto furbo e cerca sempre di farmi degli scherzetti. Cosa ci fa lei personal banco dei dolci? Oggi venderò io questi dolci ai clienti che verranno, perché ho il sospetto che quando affido a te questo compito ne mangi almeno la metà. Ma no! Come potete pensare una cosa simile, dottor Leccornia? Vado matto per i dolci, ne sono così fiero. Non è che potrei assaggiarne soltanto uno? Scordatelo, questi dolci non sono per te. Bella gente, venite, venite ad assaggiare i dolci di Mastro Leccornia. Con soli 2 soldi potrete averne 10. E non solo, se ne acquisterete 10, avrete un dolce a vostra scelta completamente gratis. Un dolce gratis? Ho sentito bene, che bella idea! Se lo vuoi comprare, vieni avanti, è un buon affare. Dunque, 10 dolcetti, solo 2 soldi. E se li compro, avete detto che uno te lo regalo, è omaggio, gratis. Allora, sentite, commentator Leccornia, per adesso prenderò quello gratis e per gli altri a pagamento. Tornerò in un altro momento. Torna indietro, amico, vieni qua. Ottimo lavoro, ragazzi, siete stati bravissimi, eh? Devo dire, davvero bravi. Paperotto, la tua battuta sulla marmellata ormai è diventata un classico. E che dire di te, Banana John, eh? La battuta sul frullato, ormai quei bambini se la stavano facendo sotto dalle risate. E dov'è? Dov'è? Ah. Qualcuno qui ha dimenticato di nuovo la parte. No, no, questa volta non ti scuso. Non ti scuso perché... E va bene, ti perdono per l'ultima volta, ma vedi di impararlo, altrimenti ti sostituisco. Occhio lungo, mi raccomando, alza di più la voce che non si capisce niente. E poi, Mastro Leccornia, le finali. Quante volte ti ho detto? Le finali delle battute. Ah, Bobby, oggi hai recitato proprio come un cane. Ma io sono un cane. Va bene, allora ti perdono. Basta, basta giocare. Adesso ci prendiamo tutti una bella pausa di 5 minuti. Mi raccomando, Spillo, niente caffè. Mi prenderò giusto un goccetto. Ti ho detto di no. Già sei abbastanza esaltato così come sei. No, così rischia di addormentarmi. Non mi interessa. Se vi annoiate fate una partitina a carte, d'accordo? Io tornerò in un lampo. Ah, salve. Non mi sono ancora presentato. Il mio nome è Saul. Sono nato il 10 giugno 1923. Amo molto andare a scuola e raccontare storie. Nella vita in realtà non faccio altro. O meglio, non facevo altro. Ma permettetemi di cominciare dall'inizio. Quella che avete appena visto è la piazza del mio paese, Rio Pino. È un paese piccolo, ma ci si vive proprio bene. Alla domenica mattina, specialmente in quelle domeniche d'autunno in cui l'aria è frizzantina e il sole mette il buon umore, tutti gli abitanti di Rio Pino si riversano in strada e io racconto loro le mie storie. Tutto è cominciato con lui, vedete? Il mio amico Spillo, vecchio collega, il primo attore della compagnia, sapete? Ma non glielo dite perché ci mette poco a montarsi la testa. Avevo 8 anni quando ho allestito il mio primo spettacolino. C'era il pienone quel giorno, eh? Ah, sì. Il soggiorno di casa della nonna era affollato di sedie, poltrone, sgabellini, non c'era rimasto un posto per sedersi. La famiglia era riunita per il pranzo del sabato. E per l'occasione, con la complicità dei cuginetti più piccoli, io avevo preparato il mio debutto. Andavano in scena quel giorno le avventure del giovane Spillo, un audace topolino di campagna che viveva sotto i binari di una stazione ferroviaria e che un giorno aveva deciso di uscirne fuori perché voleva raggiungere il mare.
Era il suo più grande sogno, il suo più grande desiderio, quello di raggiungere il mare. Cosa? Mi chiedete se ce la fece? Beh, devo dirvi che dopo aver attraversato strade impervie e terribili predatori e pericoli di ogni sorta, il nonno iniziò a russare talmente forte che cadde dalla poltrona e allora lo spettacolo si interruppe bruscamente perché tutti i parenti accorsero per vedere, insomma, se il nonno fosse ancora in vita. Tutti tranne lo zio Elia, che continuava beatamente a dormire sulla sua poltrona da 25 minuti. Non fu un gran successo, diciamoci la verità. Però, quel giorno la zia mi regalò 2 lire e la nonna un piatto di biscotti, quelli al cioccolato che mi piacciono tanto. Allora capii che la mia strada era tracciata. Sarei diventato il burattinaio più famoso di tutta Rio Pino. Nonché l'unico. Beh, sì, perché, sapete, da quelle parti la gente pensava poco a divertirsi. Erano sempre tutti indaffarati nei loro affari. Il cinematografo più vicino era a Montepigiano e costava più il viaggio per arrivarci che non il biglietto stesso del cinema. Così, quando a 12 anni misi su 4 assi di legno a formare il primo rudimentale teatrino, io e Spillo avevamo il cuore a 1000 per l'emozione, ma incuranti del pericolo di essere fischiati o di ricevere il lancio di ortaggi di ogni sorta, andammo in scena nella piazzetta piccola di Rio Pino. Avvenne il miracolo. 7-8 bambini si fermarono come ipnotizzati, estasiati davanti alla nostra esibizione. E piano piano le loro risate cominciarono a riempirmi il cuore. Quel giorno ho provato per la prima volta la gioia di suscitare delle emozioni nelle persone attraverso le parole che pronunciavo. Le storie che inventavo, l'emozione più grande della mia vita. Spillo, vieni subito qui, c'è una cosa importante che devi fare ora. Sì, signore, il illustrissimo signor Leccardia ha fatto un po' di ordine nei cassetti della mia scrivania. Tu adesso prendi quella cartaccia e la butti nell'immondizia, hai capito? Signor zio, ho capito, devo buttare via tutta quella cartaccia. Ma proprio tutta? Sì, tutta, è roba che non serve più. Vecchi giornali, vecchi incontri del lattaio, vecchie lettere. Anche le lettere devo buttare via? Certamente, anche le lettere. Dottor Leccornia, queste lettere... Ebbene? Potrei... Che cosa? Queste lettere, potrei tenermele io. Vuoi tenerle tu? E che cosa vuoi farne? È una storia un po' lunga. Quando io partì dal Burundi... Voi lo sapete che sono del Burundi? Lo so, continua. Dunque, quando io partì dal Burundi, la mamma era molto triste e mi disse: Spillino, bambino, mi raccomando, mandami ogni tanto una lettera. Oh, e tu gliel'hai mandata, povera mamma? No. No? E perché? Perché io non so scrivere. Pensavo che adesso potrei forse mandarle una di queste lettere ogni tanto, così lei potrebbe dire... Oh, quante sciocchezze che dici! Piuttosto dimmi, è acceso il fuoco? No, signore. Ma come siamo messi in cucina? Bene. Perché non è ancora acceso il fuoco? Perché non c'è legna? Non fare lo stupido, è quasi ora di pranzo. Cosa mangeremo? Tutto quello che comandate, onorevolissimo Leccornia. Quanto mi fai arrabbiare con questa tua pigrizia maledetta? Oh no, no, io sono efficiente. Aspetta, lo sai fare un pasticcio di maccheroni? Sì, signore. Un fricando al francese? Sì, signore. Una zuppa con le verdure? Sì, signore. Con le polpettine? Sì, signore. E con i fegatelli al sugo? Sì, signore. E hai soldi da spendere? No, signore. Te l'ho dato 20 soldi. Quanti giorni fa? Li hai già spesi? Sì, signore. E lo stipendio che ti ho dato, hai speso anche quello? Sì, signore. E non hai più il becco di un quattrino? No, signore. Maledetto sia il sì, signore. No, signore, non sa dire altro. Insegnatemi voi cosa devo dire. Oh, smettila, smettila. C'è vino? No, signore. C'è pane? Sì, signore. C'è latte? Sì, signore. Ci sono le uova? No, signore. C'è la farina? Sì, signore. C'è lo zucchero? No, signore. Sì, signore. Un tonno che tu sei bastonato, piaccio. Io li tuo assicurato, io sto brutto, la tua peste che non sei altro e non mi viene. Ah, ma non pensiate che io fossi uno di quei discoli che pensano solo ai divertimenti, eh no? Ti ho detto all'inizio che ho sempre amato molto anche andare a scuola. Ah sì, mi piacevano
praticamente tutte le materie. La geografia, la storia, l'aritmetica. Quella che mi piaceva meno forse era la cultura militare, anche se aveva i suoi lati positivi, come quando si stava giù in cortile a marciare e ci divertivamo come matti. E di servire con tutte le mie forze, se necessario col mio sangue, le cause della rivoluzione fascista. Così dicevamo. Ogni anno, a giugno, la professoressa di italiano assegnava un premio speciale all'alunno che si fosse distinto per meriti scolastici. Eppure non riuscivo mai a vincerlo, perché c'era quell'antipatico di Leonardo Antonioli che me lo soffiava sempre. Però, all'inizio del quarto ginnasio, la professoressa ci annunciò che Antonioli si sarebbe trasferito a Roma con la sua famiglia. Ah, era la mia occasione. Era il settembre del 1937. Giurai a me stesso che mi sarei impegnato al massimo delle mie possibilità. E infatti durante l'anno studiai come non avevo mai fatto prima. Perciò, quando arrivò alla fine di giugno... Cari ragazzi, come ogni anno è giunto il momento di assegnare il premio speciale allo studente che più di tutti si è distinto per serietà, impegno, applicazione e costanza durante l'anno scolastico appena trascorso. Sono felice di assegnare il premio all'allievo Saul Di Cori. Questo riconoscimento, come sapete, comporterà la nomina del vostro amico Saul a capoclasse per l'anno 21, il più importante, il vostro quinto ginnasio. Ed io stessa sarò felice di omaggiarlo con un mio personale dono. Era mio, lo avevo guadagnato con tutte le mie forze. Passai 3 mesi successivi con un solo pensiero in testa: il ritorno a scuola per ricevere il mio ambito premio. E nel frattempo trascorsi l'estate più bella della mia vita. C'era tutto quell'estate. Potevo scrivere, inventare nuove storie, andare in scena con il teatrino dei pupazzi anche tutte le sere. Sapete quelle serate estive così tiepide, calde, quelle in cui sembra che l'inverno non sia mai esistito, nessuno più ricorda che cos'è. Quelle sere così dolci, come i fichi che crescono copiosi sui nostri alberi. E poi, quell'estate era cominciata con un evento sensazionale. La sera del 17 giugno, tutti gli abitanti di Rio Pino si erano riversati in strada ed erano tutti intenti ad ascoltare la radio che proveniva dagli altoparlanti del bar di Nino. Quelli collegati alla radio del bar. Sì, succedeva spesso che ci si trovasse lì, soprattutto da quando il Duce aveva regalato a Nino tutti quegli altoparlanti, in modo che le persone potessero ascoltare le trasmissioni, i concerti di musica classica, i radiogiornali, i discorsi che venivano trasmessi. Tutti si affollavano lì, ma quella sera non c'era nessun discorso, nessun radiogiornale, nessun notiziario. Quella sera trasmettevano la finale del campionato del mondo di calcio. E in finale c'era l'Italia, di nuovo, come 4 anni prima. Solo che questa volta io e i miei amichetti eravamo molto più grandi, allora avevamo seguito con più ansia, con più trepidazione tutta la competizione. Il nostro gioco preferito era riprodurre i gol che avevamo ascoltato la radio la sera prima. E lo dovevamo fare in maniera fedele alla radiocronaca del nostro amico Carosio, sapete? Non potendo vederli quei gol, potevamo solo immaginarli. E allora cercavamo di riprodurli uguali, identici, spiccicati. E fu così anche quella volta. La volta della finale Italia-Ungheria. Campionato del mondo 1900, nella capitale francese. Scendono in campo gli azzurri da una parte, gli ungheresi dall'altra. E subito con un'azione corale degli azzurri che vengono innescati. Meazza in profondità per Piola, che trova Colaussi, segna il gol dell'1-0. La folla in delirio. Crowd is crazy. Matt. It's just 1-0. Ok. Ma l'Ungheria non si dà per vinta. E con un'azione di contropiede che libera Sarosi con un destro al volo, segna il gol del pareggio. 1-1. Gel, ice. Paura, ma
quella è la notte azzurra. E allora, innescato, in profondità, da Meazza, che trova con una serie di finte, ancora con la Bussi dentro per Piola, segna gol del 2-1! Oh, you are all Italian! 2-1, l'Italia continua su questa marcia, e allora, ancora il portiere ungherese, che viene assediato in profondità, ancora da Meazza, che con un sinistro lancia in profondità con la Ussi e il gol del 3-1! Intervallo. Si cerca di riordinare le idee. E allora, alla ripresa del gioco, sono gli ungheresi che con una rimessa in profondità, che libera ancora il bomber Sarosi, segnano il gol del 3-2. Ice. Ma quella è la notte azzurra. E allora, con un lancio direttamente dal portiere, che si libera per Meazza, un'azione corale, dentro per Piola, che trova ancora il bomber con la Ussi, segna gol del 4-2! 4-2, campioni del mondo, we are the champions, campioni del mondo, per la seconda volta la nostra Italia sul gradino più alto del mondo. E pensavamo già tutti a vincere la Coppa Rimé. Sapete, la Coppa che sarebbe andata di diritto alla nazionale che avesse vinto per prima il mondiale per 3 volte. Noi ne avevamo già 2, eravamo convinti, sicuri, l'avremmo vinta già l'edizione successiva, certo, già l'edizione del 1942. Che bella quell'estate. Ero sempre in giro, sempre con gli amici. Andavamo al fiume, giocavamo. A casa però i miei genitori sembravano sempre più preoccupati, distratti. Io credevo di essere il problema, allora dissi loro che se preferivano così potevo non andare in scena con i pupazzi tutte le sere, ma farlo solo la domenica, come avveniva in inverno. Loro però mi rassicuravano. Sì, dicevano che io non c'entravo, erano solo problemi di lavoro di papà, ma quel periodo sarebbe passato presto. Io dovevo solo pensare a divertirmi e a far divertire le persone con i miei pupazzi. Benissimo, benissimo, sei qui, ascoltami Spillo, se dovesse chiamare la signorina Borrocchi, dille che non ci sei. E perché mai? Voi siete qui, cavaliere Leccardi? Perché è insopportabile, fa decine di richieste assurde, io non ho tempo da perdere. Oh, ecco, ecco deve essere lei, rispondi e ricorda, io non ci sono. Pronto? Ah, siete voi, signorina Borrocchi? Il signor Leccardi? Ma certo, ve lo faccio! No, il signor Leccardi non è... Cosa? Ce ne sono certo? Ma certo che ne sono certo, me lo ha detto proprio il signor Leccardi in persona! Capisco, si tratta di un affare urgente che non può essere rimandato, glielo dico subito. E dici che si tratta di un affare urgente, pur con la donna e una seccatrice? Gliel' hai detto che non sono in casa? Io l'ho detto, ma vuole parlare la stessa. Oh, dille che non posso rispondere, che sto poco bene, eh? Che sono a letto ammalato. Signor sì, signorina, signor Leccardi non può riceverla perché sta poco bene. È a letto ammalato. Le dispiace? Come? Ah, capisco, capisco. Avete studiato medicina, glielo dico. Dottor Leccardi dice che le basterebbe tastarmi un momentino il polso per sapere da che malattia si è affetto e potrebbe guarirmi. Potrebbe tastarmi il polso? Dille che ho una malattia contagiosa, dille che ho gli occhi. Sì, e se mi viene vicino se li prende anche lei, anche per il telefono, ma bandiglielo. Oh, sì. Il mio padrone ha le orecchie asinine e se uno le tocca diventa un asino anche lui. Cosa? Dice che è una malattia che ha avuto anche lei da bambina e chi l'ha avuta una volta non la prende più. Dice che è una pomata prodigiosa e vorrebbe spalmargliela. È una vera fortuna. Dille che è una marmellata speciale da mettere sulle orecchie. E il signor Leccardi è una marmellata prodigiosa con cui guarirà. Dice che non esiste una marmellata così prodigiosa. Questa è una vera persecuzione. Io voglio essere lasciato in pace. Dille che sono moribondo e sto dettando il testamento. Buona idea. Se
signor Flecconi è occupatissimo a fare il testamento e deve farlo in fretta perché sta per morire. Ma su... vorrebbe essere utile come testimone mettere la firma sul documento. Dille che sono morto. Mio padrone è morto. Vorrebbe recitare una preghiera per voi. Il modo del regno, in vita e nei possibili del cielo. Articolo 2. Agli effetti del presente decreto legge, è considerato ebreo, colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se egli professi religioni diverse da quella franca. Articolo 3. Le concessioni di cittadinanza italiana, comunque fatte a fratelli ebrei, posteriormente al 1 gennaio 1919, si intendono tutte effetto revocate. Articolo 4. Gli stranieri ebrei che, alla data di pubblicazione del presente decreto legge, si trovano nel regno, in Libia e nei possedimenti del Regno e che abbiano iniziato il loro soggiorno posteriormente al 1 gennaio 1919, debbono lasciare il territorio del regno. Articolo 5. Le controversie che potessero sorgere nell'applicazione del presente decreto legge saranno risolte. Bene ragazzi, oggi non ho proprio niente da imputarvi, no? Siete stati perfetti. Adesso però ci prendiamo una bella pausa dal teatrino, eh? Eh già, tra una settimana ricomincia la scuola e io devo ancora finire i compiti. E devo farli, eh? Altro che se devo farli. Altrimenti, bel capoclasse sarei. Adesso voi state qui, fate i bravi e ci vediamo domenica prossima. Ciao! Mamma! Ciao mamma! Ci sei? Ciao tesoro. Ah, che fame! Sì, è quasi pronto. Però siediti un attimo, devo parlarti. Guarda, tieni, questo è per te. L'ho mandato alla professoressa Iacobucci. È il premio che ti aveva promesso. Un bel libro di mitologia. L'ho mandato a casa perché... perché quest'anno non potrai tornare a scuola. Ormai sei grande, io non ti dirò una bugia. Non inventerò delle scuse. La legge è cambiata. E la nostra comunità non è ben vista. Non vogliono che i bambini, i ragazzi ebrei, vadano in classe con gli altri. So che adesso sei triste. Ma io e tuo padre faremo di tutto per di farti continuare a studiare. Sappiamo che ci sono delle classi speciali con insegnanti ebrei. Non l'ascoltavo più. Non la sentivo più. La mia mente si era fermata alle parole «Non potrai più andare a scuola». Perché? Io sono Saul e amo molto andare a scuola. E poi a ottobre si torna a scuola, si rivedono i compagni che ci sono mancati durante l'estate e si fanno i progetti, si hanno i buoni propositi per il nuovo anno. E io che farò senza scuola? Eh? Come passerò le mattine? Come passerò i pomeriggi? Senza la gioia di un bel voto, anche la rabbia per aver sbagliato il compito di matematica? Non so, dovrò andare a lavorare con papà? No, ma no, e poi io adesso sono il capoclasse. Devo aprire la fila quando si scende giù nel cortile. Devo leggere le poesie ad alta voce per tutta la classe. Devo scegliere il mio compagno di banco. Ma deve essere solo un brutto sogno, sì. Un brutto sogno. Domattina mi sveglierò, andrò a scuola e tutto sarà come prima, certo. Tutto sarà normale, sì. Tutto sarà normale. Tutto sarà normale. Cari bambini, oggi vi racconteremo la favola del bosco cantenno. C'era una volta in una verde vallata un bosco incantevole con alberi altissimi, ricchi di foglie colorate e frutti profumati. Questo bosco ospitava decine e decine di animaletti che vivevano in armonia tra loro. Il vecchio gufo saggio vegliava su tutti gli abitanti del bosco e anche se di giorno non riusciva ad essere molto sveglio, di notte svolazzava qua e là per controllare che tutti fossero al sicuro. Era rispettato ed era amato da tutti gli animaletti.
il gran giorno della raccolta delle bacche, mentre il gufo dormiva, tutti si riunirono per fargli una sorpresa. Parlò lo scoiattolo Spillo, che aveva organizzato la riunione. Cari amici, voi tutti sapete che oggi è il giorno della raccolta delle bacche, il più importante dell'anno. Io propongo di riempire la grande quercia con tutte le bacche che raccoglieremo. Ne raccoglieremo tante, tante come non abbiamo mai fatto. Così il vecchio gufo non crederà ai suoi occhi. Come faremo a raccoglierne tante? Ne crescono così poche ormai, intervenne la signora Coniglio. Già, l'anno scorso sono bastati appena fino alla fine dell'autunno, brontolò il ranocchio brontolone. Io ho un'idea, disse Lino il delfino. Nuotando lungo il fiume ho notato dei cespugli pienissimi di bacche. Io potrei trasportarvi una alla volta dall'altra parte. Già, e come faremo poi a portare indietro le bacche? A questo non avevo pensato, commentò deluso il delfino. E poi i delfini non nuotano nel mare? Tu che diamine ci fai in un fiume? E se fossi una trota e non te l'hanno mai detto? Oh, stiamo calmi, andiamo! Calmati, calmati, Lino! Vorrà dire che i nostri amici castori ci aiuteranno a costruire un ponte. Siete d'accordo? Sì, sì, evviva! Evviva, forza! Allora andiamo! Cosa stiamo aspettando? Presto! E così tutti si diedero da fare per raccogliere le bacche. E ne raccolsero una quantità incalcolabile, tanto da riempire tre querce. Ecco, sta arrivando! Cosa ci fate tutti lì? Non mi starete nascondendo qualcosa? Sorpresa! Sei in sorpresa! Sorpresa a me, gioco! Sorpresa, sorpresa! Oh già, che spadato, oggi è il giorno delle bacche. Devo essermi fatto proprio vecchio. Siete stati bravissimi. Avremo bacche per tutto l'anno, ne sono certo. Adesso però perché non andate a riposarvi? La luna è alta e voi sarete stanchi. La risposta del gufo era stata commossa e gentile come sempre, ma nascondeva un velo di tristezza che gli altri non riuscivano a spiegarsi. Sbadigliando, tutti tornarono nelle loro tane. Vecchio, eccoti qui. Sapevi che sarei arrivato, no? I miei scagnacci paperocchi ti avevano avvertito. Sì, ma non capisco ancora cosa vuoi fare tu nel bosco canterino. È molto semplice, vecchio. Tu non sei più capace di tenere a bada i tuoi animaletti. Mi prenderò io cura di loro, sarà meglio per tutti. Tu adesso puoi riposarti per sempre. Le decine e decine di persone che avevano affollato la piazzetta fino a quel giorno per assistere ai miei spettacoli stavano lentamente sparendo. Restarono fedeli solo alcuni figli di famiglie amiche o di famiglie ebree, poi neanche più quelli. Questo perché era diventato pericoloso. Sì, pericoloso. Spesso di là passavano dei ragazzacci che lanciavano oggetti sul teatrino e sul pubblico. Una volta, un tizio grosso e arrogante mi strappò Spillo dalle mani mentre stavamo recitando. Io urlai di smetterla, insomma, che male fanno le mie storie? Io non do fastidio a nessuno, non faccio male a nessuno! Non osare rivolgermi la parola, sporco ebreo! Sei lucido come questi sacchi di polvere che ti porti appresso! Vedi di raccogliere questi quattro pezzi di legno prima che gli diano fuoco con te dentro! E sparisci. Da queste parti non devi farti più vedere. Fu la prima volta in vita mia in cui ho avuto davvero paura. Ma questo non bastò a fermarmi, no. Le persone spaventate più di me non ebbero più il coraggio di presentarsi lì. Ma io decisi che anche senza pubblico, anche solo per me stesso, avrei continuato. Ma com'è finito il vecchio gufo? Stamattina non ci ha dato la sveglia come sempre prima di andarsene a dormire.
Ah, già, io non l'ho visto da quando ci ha salutato ieri sera. Io non guardate me perché sono appena uscito dalla mia tana e non avevo neanche finito il mio riposino. Ragazzi, ma la faccenda è seria. Come può essersi cacciato? Oh, io non lo so, io non so che dire. Capisci le mani del vostro cancellino? Chi è il vostro nuovo capo che vi parla? Ormai il vostro vecchio cupo non era più capace di portare avanti il suo compito. E perciò sono arrivato io per cambiare le cose. Tutto cambierà in meglio, potete starne certi. La prima regola del nuovo vostro canterino è che non si canta più. Vi faccio cantare, ognuno a casa sua a svolgere i propri doveri. Non si quaternica, altrimenti il lavoro rallenta. E poi questo cos'è? È un animale troppo strano e lento. Non ci servirà. Tornate nelle caverne da dove vieni. Ah, questo mostricioso cos'è? Mi sono punto. Presto, portatelo nella prigione dei rovi. Via, via, via! Ah, cominciate a respirare il vento del cambiamento. E in relazione con la conquista dell'impero, poiché la storia ci insegna che gli imperi si conquistano con le armi, ma si tengono col prestigio, e per il prestigio occorre una chiara, severa coscienza razziale che stabilisca non soltanto delle differenze, ma delle superiorità nettissime. Arrivò il 10 giugno, il giorno del mio 17° compleanno, l'età in cui tutto si spera dalla vita. Ma nessuno aveva voglia di festeggiare. L'Italia entrava in guerra e per noi si iniziò a parlare di internamento civile. Qualcuno sospettava già delle conseguenze peggiori. Così, senza ancora trovare un senso a tutto questo, cominciammo a scappare. Avevamo tanti nemici o semplicemente la maggior parte delle persone ci evitava. Non volevano avere a che fare con noi per non mettersi in guai peggiori. Eppure qualcuno conservava ancora un po' di umanità. Un'umanità più forte della paura. Fu il caso di Don Basilio, il parroco del paese vicino, che organizzò la messa in salvo di decine di famiglie ebree presenti nella valle. Con l'aiuto di alcuni giovani volenterosi, pianificò una via di fuga verso l'entroterra. E così io e la mia famiglia, insieme ad altri 70 ebrei, potemmo trovare una via di fuga. Partimmo all'improvviso. Immaginate di dover lasciare le vostre case dalla sera alla mattina. Non potevamo portare tutto con noi. Qualche ricordo, qualche fotografia. Per i pupazzi non c'era spazio. Amici, adesso dovremo separarci per un po', eh? Sì, questo perché devo compiere un lungo viaggio. Sarà un viaggio bello, avventuroso. Come Ranocchio? No, non posso portarvi con me. No, vi ho detto è avventuroso, quindi si tratta di scalare alberi, non so, ruscelli. Chi può dirlo? Tutti insieme siamo troppi. No. Adesso io vado e voi restate qui. Bravi, vero nonna? Sì. Non guardarmi così, occhio lungo.
Ma certo che torno, che domande! È certo che ritorno. Anzi, vi dirò una cosa, io dovrei lamentarmi, eh? Già, perché voi siete tutti qui insieme, in compagnia. E io dovrò cavarmela da solo. No, voi restate qui e magari inventate nuove storie. Sì, un nuovo copione. Perché devo essere sempre io lo sceneggiatore? Potreste cavarvela tra di voi. E così, al mio ritorno mi racconterete tutto. E metteremo in scena nuovi spettacoli, nuovi giochi. Spillo, amichetto mio. Li lascio nelle tue zampe, mi raccomando. Stavo per mettere tutto a posto nel deposito, giù, in cantina. Quando a un tratto arrivò la mia mamma. Saul, portali con te. So quanto li ami e quanta fatica hai fatto in tutti questi anni a costruirli, a renderli perfetti. Alcune cose, anche se gli occhi degli altri sembrano superflue, spesso sono quelle che hanno il valore più grande. Portali con te. Piuttosto toglierò io delle cose inutili dal mio bagaglio. Grazie, mamma. Così partimmo, con la paura di non arrivare mai a destinazione, col pensiero che anche se ci fossimo arrivati, avremmo raggiunto un posto dove si poteva solo sopravvivere. Non più vivere. Trovammo rifugio nelle baracche abbandonate dai vecchi boscaioli. Gli uomini che ci avevano accompagnato lì, i nostri angeli custodi, ci avevano lasciato provviste per una settimana ed erano andati via dicendo che sarebbero tornati la settimana successiva a portarci le nuove. Ci sentivamo sostenuti, sì, ma anche preoccupati e umiliati all'idea che a quei poveracci potesse accadere qualcosa di terribile a causa nostra. Le giornate lì non passavano mai. Potete immaginare l'umore delle persone. Non si riusciva a scambiare una parola se non sottovoce, per paura che qualche spia che passava di lì potesse avvertire la polizia fascista. Ci chiedevamo se fosse davvero vita quella, o magari consegnarsi sarebbe stata la cosa migliore. Ma nessuno aveva il coraggio di pronunciarsi su questo. Una sera però, il piccolo Mattia, il figlio dei commercianti di stoffe dove acquistavo i materiali per i miei spettacoli, mi si avvicinò e mi fece una domanda. Saul, perché non mi racconti una delle tue storie? Io voglio sapere come va a finire la storia del Bosco Cantelino. I pupazzi, le storie. Ma io non ci pensavo più da tempo. Mi sembravano appartenere a un'altra vita, una vita che forse non avevo neanche vissuto davvero io. Non sapevo cosa rispondergli. Come dire a un bambino di 7 anni, insomma, che può essere pericoloso, che se ti trovano... Tutto quello che riuscii a fare fu frugare nel saccone dei pupazzi e tirarne fuori un paio per giocare con il piccolo Mattia. Poi si avvicinarono anche altri bambini. Sì, e poi anche degli adulti. Anche gli adulti capirono di aver bisogno di quello svago. Certo, nessuno aveva voglia di sorridere guardando delle marionette muoversi, sia ben chiaro. Però mi chiedevano di continuare, come i bambini. Beh, si sa, nelle situazioni più disperate sono i piccoli che ci insegnano come ci si comporta. E poi, quelle persone avevano bisogno di qualcuno che gli facesse trascorrere qualche ora in un altro mondo. Un mondo diverso da quello per il quale non esistevano più. Nessuno cantava più nel Bosco Cantelino. La sola voce che ribombava tra gli alberi e i ruscelli era come la strigola del Pavarotto, che con i suoi scagnozzi seminava il terrore in lungo e in largo. Un giorno, con una scusa, fece venire il grande orso bianco al centro della radura e sotto gli occhi incredibili di tutti gli altri animali lo fece legare a 4 alberi e lo immobilizzò. Ha tanto freddo qui per i miei corti. Ci avete cacciati via dalle nostre tane, ah, scorpio!
le vostre tanze un piccolo freddo. Io e gli scambiati abbiamo bisogno di calore e comunità. Ora osservate come si fa a tirare fuori il meglio dai propri sudditi. E i suoi stagnozzi diedero vita a uno spettacolo raccapricciante. Il povero orso, immobilizzato e confuso, cominciò a tirare urla strazianti, mentre gli veniva strappata tutta la pelliccia. Tutto questo glielo va che non serve. Potremmo farne un buon uso per rendere confortevoli le nostre tane. Ne faremo letti e cuscini. E tutti assistevano impotenti a quel trionfo di giustizia e sofferenza. La guerra. La guerra era lontana da noi. Ne avevamo notizia solo per quel poco che ci riferivano i nostri angeli custodi. Una sera, poi, il silenzio della baracca fu interrotto da dei colpi alla porta. Restammo dentro pietrificati. Nessuno aveva il coraggio di fiatare, di muovere un passo. Poi mio padre uscì fuori e sentimmo che parlava con degli uomini. Non si capiva bene cosa dicessero. Dopo poco rientrò dentro e ci avvertì di raccogliere le nostre cose perché era tardi, bisognava fare in fretta, bisogna partire. Ma perché? Qualcuno chiedeva. Non c'è tempo, solo questo rispondeva mio padre. Non c'è tempo. E allora, ancora una volta, pensando che qualche spia potesse aver informato la polizia, raccogliemmo le nostre quattro cose e ci incamminammo verso l'ignoto. Camminammo un giorno e una notte interi, fino a che, stremati, trovammo rifugio in una baita, dove i nostri uomini ci diedero da mangiare del pane vecchio, del formaggio. E poi i pastori del luogo si ci fecero bere il loro latte appena muto, al mattino. Poi riprendemmo il cammino. E non ricordo più quante settimane e giorni avremo camminato, fino a che i nostri uomini un giorno ci fermarono, dicendo che non sarebbero più tornati indietro. Avrebbero assegnato a ciascuno un sentiero e una baita da raggiungere. E lì avremmo trovato tutto il necessario per il nostro sostentamento. Almeno fino a quando il mondo non si fosse risvegliato dall'incubo in cui era piombato. Ci dissero anche che non sarebbero più tornati. In 70 eravamo troppi, troppo lenti, troppo difficili da nascondere. E allora ci rimettemmo in cammino, divisi in piccoli gruppi. Se sentirete bussare alla porta, chiudetevi dentro e non fiatate, perché non si tratterà più di amici. Così ci dissero. E ripartirono. Ci ritrovammo in 16. I miei genitori, i miei zii, se la cavavano bene. Allora a noi fu assegnato il sentiero più difficile e la baita più vicina alla vetta della montagna. Erano passati ormai 4 mesi da quando avevamo lasciato Rio Pino e ora la paura più grande che avevamo, più dei fascisti, era come fare a sopravvivere all'inverno che incombeva. Lassù l'aria era gelida, il sole era lieve, scaldava ben poco. Così la sera lasciavamo che le braci del camino si consumassero ardendo. Eppure, se vi devo dire la verità, io non soffrivo più. No, anzi, mi sentivo più sereno, perché pareva quasi che lassù, in quel rifugio, a riparo dal male del mondo, noi stessimo ricominciando a costruirci un nostro piccolo mondo in cui vivere insieme, in equilibrio, in pace, in serenità. Mi ricordo quando con mio cugino si scendeva giù nelle valli a raccogliere castagne e funghi. Poi ci distendevamo sui prati, semplicemente a farci bagnare le mani dall'umido del prato e a contemplare l'azzurro del cielo. Andavamo al ruscello a dissetarci con la sua acqua pura e limpida. E spesso saltavano fuori lepri, scoiattoli di montagna, animaletti così. Poi alla sera si ritornava tutti in casa. E ancora una volta, anche qui, mi chiedevano di raccontare le mie storie. E io lo facevo volentieri, perché finalmente a qualcuno era ritornata la voglia di sorridere.
Ho avuto un'idea per liberare il povero orso bianco. Questa voce però deve arrivare a tutti gli amici roditori. Allora tu devi in pratica le quattro allora, Radocchio, vieni qui, meno male ci sei anche tu. Corri, devi correre al fiume e devi avvertire subito Lido di fare con questo Lido, ma come solito, e poi dopo hai capito? È tutto chiaro? Forza, abbiamo una sola possibilità, non si può sbagliare. Gli animaletti del bosco incantato, ormai stanchi e stremati dalla fame e dalle umiliazioni del paperotto, si accordarono in gran segreto e unirono tutte le loro forze per cacciarlo via. Nella notte tutti i topi, i criceti e gli scoiattoli rosicchiarono le corde che tenevano legato il povero orso, ormai ridotto a un pezzo di ghiaccio. Gli uccelli si unirono in uno stormo enorme e sollevarono l'orso su due zampe, così in alto da oscurare il sole appena sorto. Così, quando il paperotto uscì dalla tana che aveva occupato, l'orso si lasciò cadere su di lui con tutto il suo peso e BAM! Una botta così forte da spazzare via il papero crudele fino al fiume. Qui lo attendevano Lino e tutti i suoi amici pesci. Questi iniziarono a nuotare forsennatamente, nuotavano, trascinando con sé il paperaccio e lo portarono fino alla cascata gigante. Da lì un grande salto e pluff del papero. Non rimase neanche più l'ombra. I suoi scagnozzi per la paura se la diedero a gambe. Il bosco aveva ritrovato la sua armonia ed era finalmente libero. Gli animaletti, anche se avevano il dolore nel cuore per la perdita di alcuni amici, si fecero coraggio l'uno con l'altro e ricominciarono finalmente a cantare gioiosi. La mia storia purtroppo non finisce come la favola. Il problema delle storie è che a un certo punto arriva sempre la fine. E nessuno, nemmeno il Dio, può far sì che qualcosa che è successo non sia mai accaduto. A volte questo è un bene, perché riusciamo a salvare quanto di buono ci ha regalato quella storia. Ma quando la storia è crudele, ci scava dei solchi nell'anima. E nessuna fine può cancellarli. Siamo morti tutti. Un giorno, all'improvviso, per mano dell'uomo, siamo morti tutti. Anche i sopravvissuti. E chi è nato dopo? Chi è nato dopo? Cosa può saperne? Una storia a raccontarla sono bravi tutti, e tutti sono bravi ad ascoltarla e ad annuire. Si può immaginare un dolore, O se ne può pensare uno tanto grande da non poterlo immaginare. E allora lo si descrive, gli si dà un volto, si cercano le spiegazioni, qualcuno lo guarda con distacco ed emette sentenze, ma la verità è che non esiste verità. E per questo non la si può raccontare come una storia. Chi è nato dopo, allora? Chi è nato dopo deve solo tenere a mente. Deve tenere a mente che può succedere di nuovo domani, che può succedere a suo fratello, che può succedere sempre. Perché l'odio è una malformazione della coscienza umana e non bastano i mostri a giustificare il male. Il germe dell'odio è in tutti noi. Quando guardiamo con sospetto chi può strappare l'erba del nostro giardino, quando proviamo sollievo per qualcosa che è successo a un altro e non a noi, quando vorremmo togliere uno a chi ha uno, noi che abbiamo 100. Tenete a mente che i mostri non esistono. Tenete a mente che anche quando sembra che vada tutto bene, bisogna sempre restare vigili. Tenete a mente che purtroppo ciò che ci divide spesso è più di ciò che ci unisce. Tenete a mente che l'acqua della tolleranza alimenta i germogli malati e bisogna imparare a riconoscerli e a confinarli. Tenete a mente che le vostre vite sono un dono. Tenete a mente che non vivete solo la vita vostra, ma anche di coloro a cui è stata tolta. Tenete a mente che le differenze ci rendono unici e non diversi. Tenete a mente che per amare non è mai tardi. Tenete a mente che solo amando potete far sì che non succeda mai più. Perché non deve succedere mai più.
Tenete a mente la fortuna della vostra epoca senza guerra e non giudicate chi dalle guerre fugge. Tenete a mente che la guerra fa schifo! Tenete a mente che non è guerra solo quella con le bombe, la guerra comincia quando non ci si capisce più. Parlate, ascoltatevi. Abbiate il coraggio di dire la vostra, ma anche la pazienza di far dire la loro agli altri. Volete cambiare il mondo? Allora date un bacio a vostra madre, sorridete a vostro fratello e studiate, leggete, siate curiosi. Perché quella galleria di pazzi che è la storia ci insegna una sola cosa, che la cultura ci salva la vita e conoscere il passato ci salva il presente. Mi chiamo Saul. Sono nato il 10 giugno 1923 e sono morto il 13 febbraio 1941. Amavo molto andare a scuola e raccontare storie. Avrei tanto voluto raccontarvi la storia di quando, dopo uno spettacolo della domenica mattina, una dolce ragazza con gli occhi grandi, i capelli lunghi e un sorriso da fare scomparire il cielo mi ha preso la mano e mi ha fatto capire che sarebbe stata lei la donna della mia vita. Vorrei raccontarvi della casa che abbiamo costruito, dei figli meravigliosi che abbiamo avuto, e pure dei cagnolini, loro, sì, quelli che portiamo al parco tutti i pomeriggi. Ma non posso raccontarvi, perché tutto questo mi è stato tolto. Me lo hanno tolto! E non me l'ha tolto un mostro, un drago cattivo come questi delle favole, no! Me l'hanno tolto gli uomini, quelli normali con un cuore, due orecchie, quelli che amano ascoltare la musica, che amano ascoltare il vento in un tramonto di settembre, quegli uomini che hanno iniziato a odiarsi tra loro, a odiare gli altri. Mi hanno sottratto la storia più bella della mia vita. La vita stessa, che è sempre più bella di ogni storia, no? E allora sono venuto qui per raccontarvene un'altra. E ho raccontato la storia in cui io e Spillo, partiti dal binario di una stazione di campagna, finalmente abbiamo raggiunto il mare. E vi assicuro che visto da qui è bellissimo. Grazie. Wow. Grazie.